Benvenuti a una nuova puntata di Cinepassione. Questa settimana siamo con Claudio Miani, coautore insieme a Gian Lorenzo Masedu del libro su Maurizio Nichetti, Parola di Mimo. Maurizio Nichetti è un regista, un attore, un produttore, un grande fantasista, un artista completo, ma come vi è venuto in mente di portare avanti questo progetto? Ma questo è il primo di un progetto di albi dedicati ai maestri del cinema. Siamo partiti da Maurizio Nichetti per il semplice motivo che Maurizio Nichetti è da un po' che non fa più film ed è lui, senza dubbio, è stato in questo senso uno dei più grandi registi visionari italiani. È riuscito a fare del cinema un mezzo di comunicazione particolarissimo, nel senso che lui esordisce proprio 40 anni fa, quindi quest'anno cade il quarantennale del suo primo lungometraggio, Ratataplan, un film completamente muto, cioè nel senso il personaggio principale è completamente muto e lavora solo di mimica, quindi ha portato la sua, diciamo, la sua esperienza professionale di partenza, quella del mimo, al cinema. Ed è stato un progetto difficile, un progetto per certi versi unico, assolutamente unico. Siamo nel 1979, gli anni di piombo. In Italia ci sono le stragi di Stato, fare comicità è pressoché impossibile per certi versi e lui decide di fare una strada più particolare, ossia utilizza esclusivamente il corpo. Da quest'idea ci è sembrato ideale a noi dell'associazione Out Out, siamo un'officina d'arte, proprio per il senso d'arte dar voce a quello che voce non ha dato al cinema, Maurizio Nichetti, in questo senso, e da qui siamo partiti. Claudio, quali sono gli obiettivi, dell'Officina d'Arte? Ma la nostra, l'Officina d'Arte Out Out, è un'associazione culturale che si occupa di promuovere appunto la cultura. Questo perché il nostro scopo, noi stiamo entrando nel terzo anno di vita, è quello di dare respiro a tutte le forme culturali. In Italia non è facilissimo, soprattutto quando ci si trova a lavorare in realtà piccole. E noi portiamo avanti appunto la realizzazione di questi volumi sotto il marchio di Asylum Press Editor, che sono degli albi legati al cinema, ma vediamo narrativa, siamo responsabili di un festival che è l'Asylum Fantastic Fest che si tiene a Valmontone ogni maggio di ogni anno, ovviamente legato all'ambito fantastico, e i nostri obiettivi sono quelli di cercare di unire nell'ambito della cultura molte sfaccettature, che sia arte, che sia teatro, che sia musica, che sia fumetto, ma anche che sia sport, che sia moda, il concetto di creare interazione tra tutto ciò che può essere un arricchimento per i nostri futuri. Questo è lo scopo, diciamo, della nostra officina. Questi albi sono uno dei vari modi per arrivare a questo obiettivo. Quali sono le peculiarità di Maurizio Nichetti che vi hanno spinto a realizzare questo progetto? Ma credo il suo essere assolutamente una persona geniale, geniale nel senso proprio letterale del termine, un genio, perché ha dato corpo e vita a un modo di fare cinema completamente diverso, che era, come dicevo all'inizio, quello di portare per i primi passi il mimo al cinema, ma non è stato solo quello, è stato il cercare di lavorare bypassando quelle prerogative della serialità televisiva. Ad esempio, Nichetti ha lavorato all'Altra Domenica con Arbore, ha portato in televisione Pista, Quo Vadis, poi per Mediaset. Sono tutti programmi che in realtà a cui lui ha dedicato un anno di tempo. Il secondo ha sempre declinato l'invito perché non diventava più, non era più un progetto creativo, ma era un progetto seriale. La sua creatività, il suo essere genio lo ha portato a fare sempre quello che desiderava e quando non era più possibile portare avanti i propri progetti ha preferito insegnare ai ragazzi. Ecco, questo non essere veicolato da nessun, diciamo, strumento comunicativo come noi oggi siamo abituati, le nostre prime risposte per un qualsiasi progetto sono lo share se è televisivo. O il botteghino se è cinematografico, in realtà, ecco, lui si è sempre distinto in questo, dando la priorità ai propri progetti. Basti pensare anche allo studio Bozzetto, quindi la realizzazione dei disegni. E questo ha fatto sì che avessimo proprio la voglia noi di riportare a chi non l'ha conosciuto direttamente, perché magari più giovane, pellicole come Volere Volare, ho fatto Splash, pellicole che hanno dato un senso assoluto al cinema italiano, e lo hanno ridisegnato. Questo è il motivo per cui abbiamo dedicato e ci è piaciuto sostanzialmente dedicare tempo a Maurizio Nichetti, tra l'altro persona squisitissima e gentilissima, quindi proprio è stato un lavoro piacevole fatto con lui a 360 gradi. Allora, raccontaci anche quali saranno i progetti futuri, dell'Officina dell'Arte. Le prossime mosse sono per seguire la stessa strada. Adesso siamo nella fase dell'inizio della realizzazione del secondo albo che dovrebbe uscire attorno a dicembre prossimo, dedicato a Pupi Avati.
E il terzo sarà dedicato a Dario Argento. Stiamo lavorando a questi lavori, a questi prodotti, perché con Publio abbiamo avuto l'anno scorso Hospital Festival. È stato un piacere il renderci conto che gente che ha sulle spalle una cultura enorme, Publio Vati è una persona che quando ci si trova seduti a parlare è veramente solo da ascoltare. Sono persone che dedicano moltissimo tempo ai giovani e moltissimo tempo ai progetti indipendenti. E lui adesso è uscito con Il Signor Diavolo al cinema, ormai è anche uscito dalle sale, ma è un film che ha avuto un successo enorme. E in Italia pensare di fare un horror oggi è una cosa difficilissima, perché i budget sono sempre quelli, le finanze sono sempre quelle e i problemi sono sempre gli stessi, ossia problemi altissimi rispetto alle produzioni americane o a produzioni estere. Ecco, scoprire ancora gente che nel loro caso, Nichetti 70 anni, Avati 80, hanno quella voglia e quella verve del giovane che sembra stia alle prime armi, in realtà loro sulle sue spalle hanno una quantità di film enormi. Ecco, la nostra strada prosegue in questa, prosegue nella ricerca di tutte quelle persone che nell'ambito del cinema hanno dato e daranno, speriamo, ancora per tanto tempo lustro. Io ringrazio Claudio Miani per essere stato con noi in questa puntata di Cinepassione per raccontarci dell'ultimo libro pubblicato, Parola di Mimo, sulla carriera artistica di Maurizio Nichetti. Vi attendiamo alla prossima puntata di Cinepassione e nel frattempo vi auguriamo buon weekend.